Potresti dire che è quell'imbecille che parla di terra piatta. O potresti dire che crede alla terra piana da questa altezza. Voglio dire, avrà qualche argomento coerente per dire che la terra è piana. Tutti questi sono tre modi, tre livelli distinti per affrontare un tema. Onestamente voglio dirvi che la mia riflessione è stata con un po' di tono ironico, per essere onesto di ammetterlo. Ma da una parte ho detto bene, sentiamo, diamo un'occhiata a quelli che un giorno hanno detto che la Terra è piana e perché lo dicono. Io sono cresciuto col globo, ho amato il globo, è chiaro. Ho immagini, possiedo libri di astronautica, libri di astronomia, perché è un tema che mi ha sempre affascinato fin da piccolo. Pertanto, quando qualcuno dice che la Terra è piana, gli dico, ma chi è che può pensare che la Terra è piana? Mi sono immerso 24, 48, 72 ore per vedere tutto quello che hanno fatto quelli della Terra piatta e quelli che rifiutavano la Terra piatta. E così sono andato avanti indietro, e nel mio caso, dopo 72 ore, ho detto, è piatta, però non volevo accettarla. Così sono andato avanti indietro, a vedere video di chi rifiuta la Terra piatta che dicono no, deve essere sferica, però sono tornato indietro, ho pensato chiaramente, ma come faccio a distruggere questo argomento? Ma ci sono molte altre cose interessanti. Il primo, il legittimo diritto del dubbio. Qualcuno vuole discutere che non abbiamo il diritto del dubbio? Che la parola della scienza è sacrosanta? Che il dibattito è chiuso? Non possiamo parlare di niente? Io non lo penso, è legittimo parlare. Bene, analizziamolo. Non si può partire dicendo questo non è possibile, perché altrimenti ti ripari su una decisione che hai già preso, concettuale e intellettuale, vale a dire che non hai opzioni. Credo che una delle cose fondamentali è il dubbio. Bene, è sicuro che tutto quello che ci hanno insegnato sulla scienza è efficace o potrebbe non esserlo? Bene, in realtà sappiamo che è sferica o crediamo che è sferica. Qualsiasi persona, un cittadino comune, dovrebbe chiedersi: so che è sferica o credo che sia sferica? Non puoi dire questo che lo sa. Perché? Perché nessuno di noi è mai uscito nello spazio per osservare questo globo. Tutto quello che abbiamo visto sono immagini di film, di televisione, di libri che ci hanno insegnato a scuola. Pertanto è un atto di fede, di credo, è un credo su quello che ci hanno insegnato, di quello che abbiamo visto. I terrapianisti, lo dico, non sono credenti nella terra piatta. Pensiamo che è piatta, è un atto di riflessione. Se noi consideriamo che il nostro mondo è una sfera e che ha una curvatura, indica che un oggetto deve nascondersi, con più ci allontaniamo in relazione a quello che è stato calcolato. Ci sono le tavole robota e di altri matematici, si può trovare col sistema pitagorico. Pertanto, questo indica che la città di Chicago non si può vedere da San Joseph, dall'altra parte del lago Michigan. La torre Sill è alta 527 metri e si vede completa. L'isola di Kauai o Kauai dall'isola di Oahu si vede anche se non si dovrebbe vedere niente, si vede completa. Il monte Canigou da Marsiglia, la Corsica dall'altro lato della costa italiana e ne si dovrebbe vedere Buenos Aires dalla città di Colonia in Uruguay, non si dovrebbe vedere Buenos Aires, ma c'è il profilo completo, la sagoma sopra l'orizzonte, la silhouette di tutti gli edifici. Questa è la geometria, nuovamente, perché non si dovrebbe vedere. Dove termina la Terra? Per me, e l'ho detto più di una volta, penso che la Terra è un piano infinito, come i giochi del computer. Se l'uomo è capace di costruire in un computer un piano infinito, perché mio figlio mi ha detto, se prendi un grande computer potremmo, in Minecraft, costruire un piano che non termina mai. Che ha fatto Magellano? Magellano ha fatto questo. Questa si chiama circumnavigazione e questo è quello che fanno gli aerei, girano intorno al cerchio. Se esco di casa e giro attorno facendo un giro completo del frutteto, ritorno nuovamente a casa mia. Ho fatto un giro rotondo. Se poi osserviamo le falsità della ISS, dove si vedono le trasparenze, come si distraggono gli astronauti che stanno sempre giocando con qualche pallina, ma non lavorano mai? Osservo le immagini dell'interno.
L'interno dell'ISS e la camera da letto di mio figlio di 15 anni è molto più ordinata, ha un groviglio di cavi. E se arriva una micro meteorite o qualche incidente, non sai cosa collegare, cosa scollegare, se da dentro o fuori, tutto come un reticolo di cose attaccate alle pareti. È una burla. Osservate che dicono. Minchioni! La scena della signora che mostra i cappelli con la lacca e poi dice... Guarda, mi trovo nello spazio siderale a gravità zero e ti mostro i capelli e tu dici, sapete che loro devono pensare che non lo meritiamo, come minchioni, da berci tutto questo. È uno scherzo. Penso che un giorno ci sarà da morire dalle risate. Planet Earth is blue and there's nothing left to do. E queste sono le foto della NASA dove ci mostrano la Terra rotonda. È come se stessimo parlando nel gergo del calcio di una fuori area di ragazzini. Per favore guardate la foto ufficiale chiamata Biglia Blu dell'anno 2002, 2007 e 2012. Il continente americano ha delle proporzioni completamente differenti e non è nemmeno lo stesso. Perché? Perché siamo ingenui e candidi. Ma se te lo ha detto il tuo professore, tu non lo dubiti. Se lo ha detto tuo nonno e mostrandoti questo globo ti ha detto che vivi qui e avevi 5 o 6 anni, avresti mai pensato che tuo nonno ti stava mentendo? Il mondo è piano? Bene, questa è la parte dove spiace un po' perché il viaggio del terrapianista è un po' difficile. E con più alto uno va cercando di fare domande, di analizzare, di riseminare, viene insultato, lanciano bestemmie. Alle persone che mi hanno insultato ho detto prendiamo un caffè, discutiamo, se siamo qui e tu credi che siamo su due trincee opposte, ho detto, sei un ricercatore della verità? Lo sono anch'io. Certo, i terrapianisti di fatto hanno sempre detto non siamo i padroni della verità, stiamo analizzando il modello. E non dobbiamo convincere nessuno, è una decisione, è un viaggio personale. Io tengo la mia opinione e tu hai il legittimo diritto di tenere la tua. Se ci dimostrano che la Terra è sferica, che diremo? Che ci siamo sbagliati? Qual è il problema? Non abbiamo diritto di mettere in dubbio? Il cielo non è caduto e nemmeno le stelle hanno collassato. Non c'è alcun buco nero e nemmeno la banca. Adesso si sta avvicinando al disastro perché si arriva alla rovina economica, dato che all'ultimo minuto i terrapianisti hanno pensato che la Terra è piana. Qui teniamo le cose correttamente.